titolo per i 5 titoli di capocannoniere del torneo. Nordahl arriva in Italia a 27 anni, disputato fra Juventus e Milan. Alla meglio la squadra rossonera e Nordahl III indossa la casacca del Milan per la prima volta il 27 gennaio del 1949 e contro la Pro Patria segna il suo primo gol nel campionato italiano. In totale ne segnerà 227, di cui 212 segnati con il Milan e 15 con la Roma, squadra nella quale approdò per un biennio del 1956. In totale lo svedese disputò 291 partite in Italia, vincendo con il Milan lo scudetto del 1950 e del 1955. Schierato al centro dell'attacco, con il suo fisico possente, 180 cm di altezza per 87 kg di peso, Nordahl, oltre alla forza, mette in mostra una finezza calcistica di prim'ordine. E proprio questo connubio di potenza e di tecnica lo rende praticamente una macchina da gol. Il 1950 si dimostra come l'anno più ricco di reti. Nordahl ne segna ben 35, un traguardo tuttora imbattuto per tornei a 18 squadre. L'impegno nel campionato italiano non lo toglie però dagli impegni internazionali che disputa con la maglia della Svezia. Nella nazionale del suo paese debutta il 28 giugno del 1942 e la carriera con la casacca gialloblu della Svezia si chiude dopo 33 partite con un bottino di 43 realizzazioni, praticamente una rete e un terzo per ogni incontro. Nel suo albo d'oro figurano anche 4 campionati svedesi conquistati con il Norrköping dal 1945 al 1948.